Mister, innanzitutto era prevedibile che la Juve iniziasse a spron battuto e così è stato. Poi che cosa ha detto nell'intervallo ai suoi giocatori e le chiedo anche se si aspettava poi effettivamente questo tipo di reazione? Allora, a me il primo tempo non è dispiaciuto. La realtà è che noi prendiamo gol subito alla prima azione che ci fanno e cerchiamo di stare in partita con una certa personalità, perché secondo me abbiamo fatto 20 minuti buoni. Gestendo la partita in un certo modo, c'è il secondo tiro in porta e il 2-0, quello è stato un momento difficilissimo dal punto di vista psicologico, lì si rischiava veramente di crollare, perché poi tu sei invogliato ad andare a prenderli alti, si creano degli spazi che loro sono stati e sono bravissimi ad utilizzare. Che cosa succede? Succede che arrivi all'intervallo in questo modo e cerchi l'episodio per rientrare in partita. Questo episodio è arrivato all'inizio del secondo tempo e quindi la partita nel secondo tempo è stata un'altra partita. E credo anche emozionante per i tifosi, bello che se la siano goduta tante persone qui allo stadio e insomma alla fine siamo riusciti ad essere premiati nel nostro atteggiamento da questo punto finale. Ecco, la partita che poi è stata decisa nel finale dalla rete di Deulofeu, che ieri l'ha detto anche in conferenza, non è ancora vicino al top della sua condizione, però è riuscito comunque a essere decisivo. Le chiedo allora, quando riuscirà ad essere al top, che valore aggiunto può essere per questa squadra? Sappiamo che lui è un giocatore importante, sappiamo che può essere forse il valore aggiunto, e questo ce lo aspettavamo l'anno scorso, però insomma le sue condizioni fisiche non erano tali da metterlo in questa possibilità. Adesso non ha ancora tanti minuti, però si vede la brillantezza. Devo sottolineare il fatto che il gol di Deulofeu in realtà è un gol in comproprietà fra lui e Dokaka, che sono stati bravi tutti e due a credere in quella situazione. Alla prestazione di Destiny Udoja, come la giudica? Buona. Lui secondo me ha fatto bene. Io ho scelto i cambi in relazione ai giocatori che volevo entrassero in quel momento della partita, ma dal mio punto di vista la prestazione del ragazzo è stata decisamente più che sufficiente.